Ciao a tutti ragazzi, siamo in questa dodicesima tappa del Giro d'Italia Global Rain. Oggi manderemo in fuga a Caruso per la maglia blu e magari per vincere la tappa. Ci vediamo al Gran Montagna dopo. Ok ragazzi, siamo in questo sprint intermedio, è già partito lo sprint ovviamente, scusate. No, sono partito male, comunque non vi ho aggiornato di quei campioni montagna che sono venuti. Perché ragazzi, non sono riuscito a andare fuori con Caruso. Ci sono andato all'inizio, poi però mi si è staccato in qualche modo e quindi ora siamo in questo sprint intermedio, abbiamo preso 4 punti, non è molto, ma ci accontentiamo. E quindi ho provato a riprendere, ma non ci sono riuscito, quindi oggi ora proviamo a vincere la tappa, magari facendo un forcing e riprendendo i fuggitivi, perché non sono tanti, sono solo 3. E ci vediamo al capo della montagna dopo. Ok ragazzi, siamo a Ciuccino della Capriola Montagna, lo prendiamo anche se le fuggitive, comunque li abbiamo quasi presi. C'è il Capriola Montagna ragazzi, e prendiamo i punti rimanenti. Ovviamente ci tira, non c'è in questo momento per prendere i punti. Bene ragazzi, e schippiamo un po' per andare alla Capriola Montagna, diciamo di aspettare ovviamente a Caruso, che sta andando solo. Ok. Questo è un po' montato, dobbiamo fare un forcing della Madonna. Ragazzi. Senza colbert ovviamente però. E diciamo di seguire senza affaticarsi. Mentre loro due tirano. Se tirano, perché non vengono, non ci sono. Ragazzi. Schippiamo un pochino. Ok, sono arrivati. Schippiamo ancora. Non ho ancora iniziato il campo della montagna. Inizio in questo momento. Ora cerchiamo di non tirare più, prima di andare a prendere. Anche se abbiamo poca vita. Per loro hanno già fatto lo sprint. Stanno facendo lo sprint. Ragazzi, dobbiamo gestirci perché stiamo morendo male. Ma anche loro sono quasi morti. Ragazzi, dobbiamo resistere. Ce l'abbiamo fatta. Dai ragazzi. No ragazzi, ho sbagliato, scusate. Riprendiamo Polit, Nils Polit, che è riuscito a resistere, strano. Lui che è mezzo velocista. Schippiamo ancora, non collaboriamo con Polit. Proviamo a recuperare, a fare un miniscatto in questo momento per recuperare i due davanti di Powells e Maurice. Stanno andando un bel po' loro. Diciamo di passare un ritmo alto. Oh, poi c'è rimasto. C'è ancora col branco pulito, ma non ci darà nessun cambio. Quindi 2 secondi abbiamo ricominciato proprio con la salita vera, la discesa vera. Non l'abbiamo più, siamo morti, raga. E poi ci ha fottuti. Vabbè. Arriveremo in volata, allora proveremo. Ci hanno aspettato il gruppo dietro. E proveremo, boh, niente, non siamo morti. Poi si rientra col Brelli. Col Brelli rientra? Non lo so, raga. No, non dovrebbe rientrare. Dunque andiamo con Teus, che dovrebbe avere lo scatto migliore. Tra le nostre cose mettiamo un pozzo di vivo che ha usato tirare. Adesso riusciamo a riprenderli, non dovrebbero avere tanta energia. Ma infatti, 100%, sta già tirando anche delle altre squadre. 10 km from the finish for the leaders. It's going to be complicated. Andiamo il giallorosso a Pozzovivo. 4 km, raga. 4 km, li abbiamo quasi ripresi. Noi ora ci impostiamo. Tanto con la penna, 100. Vabbè. Sono dei fuggitivi. Roglic è partito, raga. Partito Roglic. Allora, diciamo anche a Nibali di attaccare. Siamo tutti anche ad attaccare. Andiamo. Noi possiamo provarci. Tanto qua c'è Eneo che tira per. Stanno tirando tutti. Raga.
Nibali che parte, diamo il giallo rosso a Nibali. Agel. Noi lo seguiamo, seguiamo Nibali ragazzi. L'ultimo chilometro. Potremmo vincere la tappa. Parte loro la loro volata. Parte anche la nostra, c'è Matthews ragazzi, c'è Matthews, mi sa che vince lui. Con lo scatto migliore, noi proviamo a recuperare questa posizione. Ragazzi, Tappa un po' strana, è un po' strana, veramente un po' strana. Vabbè, ci vediamo la prossima volta.